Cinque persone sono morte, sei sono rimaste ferite, di cui tre versano in gravi condizioni, ed una sesta persona risulta tuttora dispersa. È il bilancio dell'esplosione che si è verificata in una fabbrica di fuochi di artificio a Garrapinillos, in provincia di Zaragoza, in Spagna. Secondo il sindaco della cittadina, che si trova a 9 km da Zaragoza, nessuna delle abitazioni circostanti è stata danneggiata dalla deflagrazione. La Pirotecnica Zaragoza è un'azienda fondata nel 1860, la più importante del settore in Spagna, ed esporta i suoi prodotti in diversi paesi europei e in Canada.